Gli ultimi anni sono stati anni difficili, caotici, anni di confusione, anni di grandi prove. Il 2024 si presenta con tante promesse, con tante occasioni che possono innescare un cambiamento vero. La cosa a cui dobbiamo fare attenzione sono i falsi profeti. Andiamo ai vari segni. Per l'Ariete il 2024 sarà un anno da vivere da protagonista. Lo attenderanno nuove sfide. L'anno è pieno di energia e all'Ariete non è praticamente precluso niente, a patto che debba tenere a bada l'impulsività, il troppo entusiasmo, la troppa sicurezza, la convinzione di essere invincibile e soprattutto ricordatevi che gli altri esistono. Il toro non fa altro che trascinarsi questo suo passato fatto di indecisioni, di scelte da fare e che lo mettono in una condizione di essere frenato. È arrivato il momento di prendere le decisioni, quelle che servono, ed evitare questo rimuginare inutile. Il 2024 è pronto ad aiutarvi. Per i gemelli è un anno a fasi alterne, periodi di grande ottimismo, di grande voglia di fare, di mettersi in gioco, e periodi stanchi, pieni di insoddisfazioni. E il cancro, è un segno melanconico, capriccioso, le vostre pieno di grandi contraddizioni. Il cancro spesso e volentieri rischia di esplodere, ma rischia anche di trovare quelle soluzioni, quella voglia di mettersi in gioco, quella voglia di prendere i sogni dimenticati e tentare di farli diventare fatti concreti. Il leone deve dedicarsi alla riorganizzazione dei suoi obiettivi, della sua voglia di vivere, a tentare di mitigare l'orgoglio che lo contraddistingue e non lo mette nelle condizioni di affrontare, diciamo, il suo quotidiano in maniera serena e tranquilla. L'inclinazione del leone è quella di raggiungere ruoli di prestigio e per fare questo deve ridimensionare il suo modo di essere e di fare. La Vergine ha bisogno di mostrare a se stessa principalmente le sue grandi possibilità e le sue grandi doti. La Vergine, diciamo, è un regista dietro le quinte, di cui non si conosce mai il viso, non si conosce il suo modo di fare, si limita a gestire da dietro le quinte. È arrivato il momento per la Vergine di uscire allo scoperto, di dimostrare al mondo che esiste. Passiamo, diciamo, alla Bilancia. Finalmente un anno in cui la Bilancia può effettivamente acquisire quel pizzico di aggressività che gli può dare quella sicurezza di metterlo nella condizione di essere protagonista, di realizzare i progetti, i sogni. Il segno della Bilancia avrà pure modo di incrociare occasioni e attraverso l'eleganza, lo stile, riuscirete e le vostre capacità creative a conquistare, a raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Lo scorpione è il segno dell'inquietudine, dell'energia primaria, di quell'energia che consente la trasformazione, di quell'energia che consente la creazione. Di quell'energia che trasforma le occasioni della vostra vita. Misurarsi per lo scorpione è l'anno in cui deve
misurarsi con se stesso nel tentativo di realizzare tutti quei progetti che ha in mente, i suoi sogni. E questo è un anno in cui lo scorpione può sentirsi soddisfatto. Il sagittario ha due fasi importanti. La prima fase, una fase di stanchezza, una fase ha bisogno di riposo. Questo per quale motivo? Perché il sagittario si perde in tantissimi rivoli, in tantissime cose e disperde le sue energie. Il 2024 consentirà al sagittario di fare una sana riflessione su quali sono le cose che deve eliminare e concentrarsi su pochi ma buoni obiettivi. Il Capricorno, per il Capricorno è l'anno proprio, sarà il protagonista del 2024, un anno pieno di grandi soddisfazioni, un anno pieno di ambizione, quell'ambizione lenta, determinata che il Capricorno sa costruire nel tempo, ma quando arriva la consolida, diventa, ha continuità nel futuro. Le capacità creative saranno al top e lo accompagnerà anche una grande capacità di organizzare il suo quotidiano. L'acquario deve utilizzare la prima fase di questo anno per prepararsi per quelle ripartenze che ha in mente, che ha voglia di fare, di mettere a fuoco gli obiettivi, i vostri sogni, di eliminare qualcosa dei tanti impegni che distraggono e non mettono in condizione la vostra energia di realizzare i progetti, perché si perde è distratto da tanti rivoli. La vostra capacità di voi siete originali, avete questa grande indole verso la ribellione, alle imposizioni senza senso. Questo deve mettere l'acquario nelle condizioni di sentirsi consapevole della propria forza, della propria energia. I pesci, abituati come sono a vivere in situazioni caotiche, a vivere in maniera disorganizzata, ad avere questi sali e scendi mentali che lo mettono in condizioni di non avere sicurezze, di non avere mai sicurezze, perché passa da situazioni di grande energia a situazioni di grande pessimismo. È arrivato il momento, le caratteristiche del segno non si possono eliminare del tutto, però si possono organizzare in maniera abbastanza armoniosa, evitando quegli sprechi energetici che mettono in grandi e grosse difficoltà. Buon 2024!